Il testo è tratto dal libro Quaderni, dal 1945 al 1950 di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Martedì Santo 1947, 1 aprile, 14° anniversario della mia crocifissione. Dice Gesù. Prima del grande silenzio del Venerdì Santo, come agli Apostoli, il Verbo vuole parlare alle anime che ama, per dare i consigli dell'amore. Vi appaio già legato e dolente nelle membra, ma l'amore non conosce catene, e forte e sano è l'amore per voi. Sempre Gesù ha desiderio di parlare ai suoi diletti. Ho ardente desiderio di comunicarmi con la parola alle anime che, come fiori, nella notte si ergono alle stelle, col calice aperto a bere la rugiada che piove dal cielo e ristora dalle vampe del giorno, e si piegano ansiosi verso l'oriente per accogliere la luce dell'aurora. A conforto delle notturne tenebre. L'Oriente, io, il giorno, il mondo che avvampa e spossa, la rugiada, la sapienza che vi parla, le notturne tenebre, ancora il mondo coi suoi interessi ed egoismi, il mondo che penetra dappertutto. E offusca con le nebbie pesanti del fumigante io, anche là dove dovrebbe aversi soltanto aria luminosa di carità. L'aurora, io che vengo, luce gioconda a chi mi vuole accogliere. E io vi dico, siate buoni e imitatori miei nella vostra piccola passione. Così piccola rispetto alla mia. Abbiate carità che si effonde umile e generosa anche ai colpevoli, come l'ebbi io nell'ultima cena. Abbiate fusione totale alla volontà di Dio, come l'ebbi io nel Getsemani. Non giungerete mai al sudor sanguigno. Perché ciò che il cielo richiede alle creature è un nulla rispetto al tutto che fu ciò che il cielo a me richiese. Abbiate saluto di amicizia anche per il Giuda che è ovunque, sono un maestro e dei discepoli. Abbiate l'eroismo del silenzio nelle offese e del parlare a tempo giusto. Per servire la verità e glorificare Iddio, come lo ebbi io nelle aule del Sinedrio e del Pretorio e nelle sale infami della reggia di Erode. Abbiate sollecita premura di sottomettervi ai tormenti, di caricarvi del vostro dolore, come l'ebbi io, sottomettendomi ai flagelli. E abbracciando la croce. Abbiate costanza nel salire anche se la croce vi aggrava, e non vi accasciate se la debolezza vi fa cadere. Vi ricordo che io caddi sempre più grandemente, più ero vicino alla meta, per simboleggiare che Satana pone più grandi inciampi. Più l'anima si avvicina all'ara del sacrificio, che la fa ostia simile a me e continuatrice di me. Rialzatevi e proseguite. Dio sa distinguere caduta da caduta, ed è padre che rialza coloro che cadono non per malizia, ma per debolezza volontaria di creature e inciampo di Satana. Abbiate distacco assoluto,
assoluta spogliazione anche dalle cose più lecite, per eseguire le estreme volontà di Dio, come l'ebbi io, che mi staccai dalla madre, mi spogliai delle vesti e rinunciai alla vita. E infine, perdonate. Perdonate a coloro che sono di pensiero diverso dal vostro e vogliono ciò che voi non volete, come io perdonai ai capi del Sinedrio, che vollero la mia morte per regnare loro soli. Pensate che da se stessi si puniscono, volendo ciò di cui non saranno felici, e che hanno bisogno del vostro perdono per avere un conforto quando comprenderanno il loro errore. Non mettete limiti a queste mie parole. Servono per tutti i tempi e tutte le circostanze, perché sempre là dove sono un maestro e dei discepoli, sempre là è un piccolo Cristo circondato da discepoli e avversato dal mondo. State nella mia pace, ora e sempre, e posi su voi la benedizione delle mie mani trafitte.